Tu sei per chi, mi dà del re bambi, seguo sempre Milan, che piacere mi dà questa vita, ultra, su sei per chi, mi dà del re bambi, seguo sempre Milan, che piacere mi dà questa vita, ultra, buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo, il Tringa sempre presente. Iscrivetevi, campanellina per essere sempre aggiornati, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, in descrizione, link, obiettivo, striscione, donate perché dobbiamo arrivare all'obiettivo. Allora ragazzi, io direi testa alla partita, ma con una premessa, la premessa che adesso vi sto a dire. Allora, la trasformazione dei ragazzi è dovuta principalmente all'avvento di due persone. La prima è Stefano Pioli, che è riuscito a trasformare un manipolo di ragazzi giovani in una squadra ben affiatata, in una squadra, in giocatori con una consapevolezza, quelli di essere giocatori forti, di giocatori che possono dare tanto. E l'altra persona che va menzionata in questa premessa è Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic forse sul campo non sarà quello di 10 anni fa. Ma a livello di testa, a livello di morale, a livello di consapevolezza ha portato quello che al Milan mancava da anni. Quel personaggio che alzava l'asticella, quel personaggio che porta il carattere vincente. E Ibra è stato questo per il Milan. Quindi Ibra veramente per questo campionato, da quando è arrivato, è stata una parte fondamentale. Insieme a Mister Stefano Pioli. Mister Stefano Pioli e Ibra, come dicevo, hanno trasformato un manipolo di ragazzi in una squadra fatta e finita. Una squadra matura, una squadra consapevole della sua forza, una squadra maturata al punto tale da riuscire a vincere partite che qualche mese fa erano impensabili. Una squadra che sta andando a lottare per la zona Europa che qualche mese fa era un miraggio per noi tifosi del Milan. Ora ragazzi, dopo questa premessa veniamo al presente, perché sì ragazzi, il presente è la parte fondamentale, il domani conta poco in questo momento, ma il presente si chiama Bologna e si chiama Siniša Mihajlović. Un'ultima cosa, allora, continuiamo a parlare di che per il futuro serviranno giocatori di esperienza, giocatori di un certo livello. Io ragazzi sono qua a dirvi che l'esperienza e il livello il Milan ce li ha già in casa. Nel senso che Ibrahimovic e Mister Pioli sono riusciti a trasformare i vari Theo, Rebic, Bennacer, Frank Kessié, Simon Kjær. E tutti quei re, tutti, Çalhanoğlu soprattutto, tutti questi giocatori sono praticamente i nostri giocatori di esperienza per il futuro. Quindi non andiamo a cercare giocatori strani, giocatori che non possono, non potranno mai arrivare al Milan per un motivo molto chiaro. Il Milan ha intenzione di seguire una linea. Io sono contento che il Milan segua questa linea. La linea giovani, la linea verde del Milan è il futuro del calcio. Ma come vi dicevo, il futuro verrà domani. Oggi il presente si chiama Bologna e si chiama Siniša Mihajlović. Parliamo un attimino del Bologna. Il Bologna è una squadra che sta mettendo in difficoltà qualunque avversario. È una squadra preparatissima tatticamente, è una squadra che ha fame, è una squadra che forse non raggiungerà l'Europa, ma ha davanti l'obiettivo. Siniša Mihajlović, lo ripete in ogni intervista, vuole che i suoi ragazzi siano affamati. E conoscendo Siniša Mihajlović, che è un leone, ragazzi, voglio fermarmi un attimo a fare i complimenti davvero a questo allenatore, a questo uomo che sta affrontando una gravissima malattia e la sta affrontando da leone. I complimenti a Mister Mihajlović. Grande uomo, grande mister, ma veramente soprattutto grande uomo, un combattente. Siniša, i miei ti faccio i miei più carissimi auguri per
Sei un uomo vero, sei un numero uno. Comunque, veniamo alla partita. Come dicevo, il Bologna sarà una squadra molto ostica, addirittura più del Parma. Se il Parma ci ha affrontato difendendosi, cercando le ripartenze, il Bologna difende bene, ma a livello di giocatori ha dei giocatori molto tecnici, quindi è una squadra che può farci male perché comunque ha giocatori in grado di puntare l'uomo, ha giocatori in grado di creare gioco, creare sia ampiezza che profondità. Quindi dovrà stare molto attenta la nostra difesa. Spero che Conti sia riuscito a riposare un po', perché davvero avremo bisogno del miglior Conti in fase difensiva e anche di Theo Hernandez, il miglior Theo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. La squadra sicuramente sarà quella base che ha affrontato le partite più importanti, quella contro la Juve, quella contro il Napoli, perché abbiamo visto che i troppi stravolgimenti portano parecchie difficoltà. È una squadra che nei suoi interpreti ha trovato la quadra, ha trovato l'essere squadra, la maturità, la consapevolezza, come dicevo prima. Quindi bisognerà affrontare il Bologna fin da subito con grinta, carattere e tanta corsa, perché il Bologna è una squadra che corre tanto, che è molto aggressiva. Quindi sarà una partita molto difficile. Io ve l'ho sempre detto, allora, trovare la motivazione con squadre come la Juve, il Napoli, la Roma, la Lazio è più facile rispetto a che trovare la motivazione con squadre che sulla carta dovrebbero essere più abbordabili. Sulla carta, perché effettivamente sono squadre che ci mettono in difficoltà e non poco. Sinisa Mihajlovic è un allenatore che fa giocare molto bene le sue squadre, sia quando sono in possesso, ma soprattutto in fase di non possesso. Il Bologna è una squadra che aggredisce l'avversario, quindi ti dà poco tempo per pensare e sarà davvero una partita dura. Quindi, come dico sempre, concentrati fin da subito, diamo la nostra forza ai ragazzi. Oggi pomeriggio parlerà Mister Pioli. Come sappiamo, è la seconda partita che giochiamo in casa e quindi, come vi ho detto, il fatto di allenarsi sui propri campi d'allenamento e di essere comunque fra le mura amiche, anche senza i tifosi, ha la sua rilevanza. Certo, non è come giocare in uno stadio pieno, ma ha comunque la sua rilevanza perché non fai sbattimenti per andare dove vai a giocare, non fai sbattimenti, ti alleni nel tuo campo, quindi a Milanello, e sarà tutto più semplice per i ragazzi e saranno più riposati. Sembra un paradosso, ma forse il giocare così ravvicinatamente ci dà qualche spinta in più, perché abbiamo visto come fra Juventus e Napoli abbiamo avuto la settimana di stop che ci ha portato a rilassarci forse troppo. Infatti contro il Napoli la partita è stata molto più leggera rispetto a quelle precedenti e rispetto anche a quella col Parma, perché abbiamo visto che fra Napoli e Parma sono passati meno giorni e il Milan ha avuto più aggressività, ha avuto più gamba, ha avuto più fame. Ragazzi, ora voglio parlarvi di una cosa perché sento tanta gente parlare di mercato. A me, come sapete, ieri ho fatto un video sul mercato, ma il mercato mi interessa poco. Io però sono di una filosofia che è una filosofia che sposo a quella di mister e del dirigente Ralf Rangnick. Ralf Rangnick dice questo: servono uomini, servono giocatori. Non conta la fama, ma conta la fame di un giocatore. Ed è il motto che dovrà portare avanti anche il Milan. Non è importante il nome del giocatore, l'importante sarà portare a Milano giocatori con la pancia vuota. Questo vuol dire avere fame, avere voglia di emergere, aver voglia di vincere. E ragazzi, il Milan sarà costruito
per diventare una squadra competitiva. Lasciamo stare i nomi che possa essere Schick, che possa essere Jovic, che possa essere questo, che possa essere quell'altro. Il Milan sta cercando giocatori che hanno fame e questa è la vera importanza del progetto Milan. Non portare a Milano Modric, e chi per lui. A noi non ci deve interessare quale sarà il nome del giocatore, ma ci deve interessare solo e soltanto quello che darà sul campo. Io sono convinto che se Ragnik e il Milan stanno puntando un giocatore come Schick è perché hanno valutato bene la situazione. Schick è un giocatore che è vero, forse a Roma non ha dato il meglio di sé, ma nell'Ipsia ha comunque, almeno nella seconda parte di campionato, dato quello che ci si aspetta da Schick, giocando nel suo ruolo. Perché ragazzi, quando tu prendi un giocatore, lo metti fuori ruolo, non puoi pretendere di avere un giocatore nel pieno delle sue facoltà. Il giocatore va messo al proprio posto, che è quello che sta facendo Mister Pioli. Mister Pioli sta dando a tutti la possibilità di giocare nella propria posizione e una certa libertà. Per quanto riguarda Mister Pioli, io non voglio dire niente perché Mister Pioli sta facendo bene adesso, Mister Pioli è il presente. Io spero sempre che il Milan si ricreda su Mister Pioli e cerchi quantomeno di tenerlo per dare una sorta di continuità alla squadra. Ma se Mister Pioli non dovesse rimanere, ragazzi, non strappiamoci i capelli, io non posso perché non ce n'ho più, ma non strappiamoci i capelli perché Ralf Rangnick ha dimostrato ovunque è andato di poter dire la sua, di poter costruire una squadra competitiva. Quindi ragazzi, ve lo ripeto sempre, facciamo i tifosi. Il tifoso non deve essere legato al nome del giocatore, ma a quello che dà il giocatore. Quindi non preoccupiamoci di come si chiamerà il nostro attaccante, di come si chiamerà il nostro difensore. Preoccupiamoci solo e soltanto di quanta fame avranno questi giocatori e io sono sicuro che chi arriverà sarà affamato, sarà grintoso e avrà la maglia del Milan cucita addosso, quella maglia che noi abbiamo dentro il cuore, quella maglia che per noi è importantissima. Ora ragazzi, ci sentiamo più tardi faremo un altro video, non voglio parlare di mercato perché a me del mercato in questo momento mi interessa zero. L'importante è essere concentrati alla partita col Bologna, è essere concentrati sull'obiettivo, quell'obiettivo che adesso si chiama Europa League. Sarà importantissimo giocare ogni 3 giorni l'anno prossimo, perché abbiamo visto che il Milan, se gioca ogni 3 giorni, è una squadra che dà filo da torcere a tutti e io sono convinto che il Milan l'anno prossimo, stamattina ho dato scommessa con Luca dello Zoccolo Duro, io ho scommesso 100 euro con lo Zoccolo Duro che il Milan l'anno prossimo lotterà fra la prima e la terza posizione. Noi siamo il Milan e non ci possiamo accontentare di un quarto posto. Con la fame possiamo arrivare dove vogliamo. Quindi sempre forza Milan, sempre vecchio cuore rossonero, forza vecchio cuore rossonero. Ci sentiamo più tardi. Ricordatevi in descrizione il link obiettivo striscione. L'anno prossimo dobbiamo essere tutti allo stadio dietro i nostri colori. Vi voglio bene a tutti, ci sentiamo più tardi. Iscrivetevi, campanellina, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo, vi voglio bene.